vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao amici di Spazio Musica, sono Gianluca More, cantante e cantautore padovano. Sono qui per presentarvi il mio ultimo singolo, Cold Red. Cold Red parla di una storia di tradimento e di passione allo stesso tempo. Una passione travolgente che si consuma in una dimensione onirica di una stanza rossa, dove però la persona che viene tradita vede quello che sta succedendo. E quindi questa canzone parla delle contraddizioni umane, delle sensazioni che spesso non riusciamo a gestire perché sembrano in contrasto, un po' come il rosso della passione, ma come anche il freddo della malinconia. E il video racconta proprio di questo, quindi buon ascolto e ciao a tutti. I'm walking down the street at 6 a.m. The sun is rising now, there's a scent of lies in the air. I'm hearing from off the door, you say, please don't ring the bell. He's out of town today, let's turn out the fire of betrayal. But it's cold on this bed, with my body on and my soul in chains. I still every kiss you give me, while his eyes are on the sea. Your perfume and your mouth, the pleasure that I dreamed. The thrill of it, every word you speak, make me feel so good, make me feel so weak. Cause without the weight of the years, everything is lighter. I count the hours until the end of this race against time. But it's cold on this bed, with my body on and my soul in chains. I steal every kiss you give me, while his eyes are on the sea. In this room called the red, making love with you, with my heart. Eternity for some cries of passion. Through the fog and the swamps, I can feel only lust and deep sadness.
Ciao, sono Gypsy Fiorucci, un saluto a tutti gli amici di Spazio Musica. Volevo ricordarvi che è uscito il mio nuovissimo singolo Shattered, che trovate all'interno del mio album protagonista del finale, su tutti gli store digitali e sulle radio. Mi raccomando, un brano che parla di rinascita, di cosa vuol dire morire per rinascere e in senso metaforico distruggere per ricostruire. Bisogna avere il coraggio di mandare in frantumi quello che non ci rappresenta e che impedisce il progredire verso la nostra vera essenza, quindi difendere sempre la nostra unicità. È una cosa veramente importantissima. Noi siamo esseri speciali, unici, preziosi e irripetibili. Quindi difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Vi aspetto in tutti i miei canali social, YouTube, Gypsy Fiorucci, la pagina Facebook Gypsy Fiorucci, il canale Instagram Gypsy Fiorucci Official e il mio nuovissimo sito web www.gypsyfiorucci.com, dove trovate veramente tantissime novità e soprattutto una parte dedicata a questo progetto a cui tengo tantissimo, che si chiama Progetto Unicità. A presto, con affetto, la vostra Gypsy. Trying to control myself, so please don't stand in my way. I'm waiting for the longest time. This is what I wanted in my way. Move over, this is a climax gone in my way. Compromise, shadow burn,
standing in my way. Ciao amici di Spazio Musica, io sono Francesco Beyer. La mia storia artistica comincia nel 1992, quando comincio a scrivere canzoni. Nel 1999 mi diplomo come autore di testi al CET, la scuola di Mogol. Nel 2001 conosco le mie editrici attuali, le Galletti e Boston di Faenza, con le quali ho stampato diversi singoli e un disco. Reduce quest'anno dal successo, dal buon successo di Sabato Sera Latino, sui miei canali social YouTube, Instagram e Facebook, vengo a presentarvi Baby, che è il mio nuovo singolo e il mio nuovo video. Baby è un brano rock italiano, semplice e diretto. Un mio fan su YouTube l'ha definito grezzo e pieno di sentimento, in cui narro di una storia d'amore che comincia su un treno e che si conclude poi con la relazione d'amore fra i due ragazzi. La cosa buffa del backstage di questo video è che questa splendida ragazza di nome Deborah, una pianista, che ha ben interpretato il video girandolo in sede separata da me per motivi logistici, poi quando è stata ora di conoscere, di prendere un caffè con lei, di scambiare quattro chiacchiere, ha detto di sentirsi in imbarazzo, di volere rimanere nell'ombra, nel mistero. Questa cosa mi incuriosisce tantissimo e quindi vi prometto che riuscirò a conoscerla e magari anche a presentarla. Grazie a tutti e buon tutto. Sorriso.
io voglio te. Le tue mani, le tue notti, dico il perché. Baby, baby, ti ho incontrata sopra un treno ed ora viaggio. Un saluto affettuoso a Spazio Musica, io sono Alberto, al Vox Lupia. Chi sono? Un tributatore dell'arte, che ha sempre avuto un concetto in testa, non un genere musicale, ovvero stare vicino ai disillusi. Il video del giullare, perché rappresenta in pratica tutta la disillusione che prova l'artista. Come vedete il giullare distrugge tutto, perde fiducia nell'umanità. Infatti le ultime parole sono: ma stasera è l'ultima sera che si esibisce, quindi è morto, non è morto, non è morto. Perché appunto grazie a Paco Music Records è stato riedito con grande dignità, grande forza. Prossimi progetti, beh, 17 novembre, Autodipendenza. Nel 2022 ci vediamo con un nuovo disco. Un saluto a tutti voi di Spazio Musica, grazie veramente per quello che fate per noi musicisti emergenti. Fate largo al giullare che allieta le giornate, triste piange dentro un sorriso, strappa ad ogni viso, seppur deriso. Colori fatiscenti tra borghesi e decadenti, non per soldi o ipocrisia, ma la voglia di anarchia, tra un bicchiere e l'altro, tra nuvole dipinte, a stento lo si ascolta, ma il giullare si esibisce. Accorrete o voi, figli di nessuno, figli da un sangue consacrato nobilmente, accorrete o voi, figli di nessuno, il giullare è triste, ma stasera si esibisce. E finché la notte durerà, lui le stelle declamerà, in effetti opaca, filtrata da timide coperte, anche quelle costan troppo e do via la mia dignità. Disperate, accorrete o voi, figli di
Ciao amici di Spazio Musica, sono Ago e sono qui davanti a questa mini telecamera per presentarvi il mio nuovo video e la mia nuova canzone dal titolo She Told Me, She Told Me. Già si può ascoltarla e scaricarla tramite le piattaforme musicali che ci sono facendo il download. Questa canzone è nata insieme a un artista, un fortissimo artista, un grande artista, metà anni 90, che si chiama Tony Di Bart, con milioni di dischi venduti nel mondo. Quindi ci siamo uniti, lui ha scritto questo pezzo che è piaciuto tantissimo a me, e quindi abbiamo deciso di unire le due forze, gli anni 80 e gli anni 90, per fare questo nuovo brano per questo inverno 2021 o 2022 dal titolo, ripeto, She Told Me. Ago e Tony Di Bart per gli amici di Spazio Musica, tutti i nostri fans, tutti i nostri amici e tutti quelli che seguono queste trasmissioni e guardano soprattutto i nostri video con la presentazione ufficiale dell'artista, in questo caso solo io, perché Tony Di Bart è a Londra, è un inglese nato a Londra di genitori italiani e calabresi, quindi c'è anche questa forza che ci unisce, perché anch'io sono calabrese come lui, quindi c'è tutta una serie di combinazioni belle e felici. Mi raccomando, scaricate, ascoltate, seguite Ago, seguite me come artista, ormai so che anche con il video precedente avete fatto veramente un ottimo lavoro. Io ringrazio voi, date una mano e una spinta alla musica, e perché tutto ciò ha dietro un grande investimento, e questo devo anche ringraziare il mio produttore esecutivo, il mio produttore in tutto quello che artisticamente Ago fa, che è Giovinile, per la Giovinile Records, che è la mia nuova etichetta discografica, dove noi usciamo, dove io, soprattutto io, esco con i miei prodotti presenti e futuri, ok? Io vi auguro una buona visione, un buon ascolto per questo She Told Me, Ago e Tony Di Bart, per gli amici di Spazio Musica. Kiss and peace! Ciao Dago!
Rock and roll, e poi non pensare più.